Poracci, il misterioso gioco della scorsa settimana era ovviamente l'incredibile quanto esagerato One Button Fighting Game Evil Zone. Devo fare i complimenti a Io, bravo, grazie, per essere stato il più veloce di tutti, mentre Manfredi sbaglia la grande scrivendo Friend Zone. Ah, se fa male. Ma andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi da ben 9 generazioni. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo ad approfondire il reveal della nona generazione Pokémon. Torneremo sull'emulazione Nintendo 64 su Switch e sui miglioramenti che sta portando Nintendo e commenteremo gli ultimi rumor relativi a Project Spartacus, la risposta di Sony al Game Pass. Prima di tutto però vi invito a ripudiare la guerra e a prendere parte alla conquista non violenta di internet.com in vista della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi anche sul sito Viola, dove ogni giorno siamo sempre di più e le live diventano ricchissime. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. La prima ondata di Steam Deck sta per arrivare ai pochi fortunati che sono riusciti ad arrivare in tempo per il pre-order. E con essa sono giunte anche le prime recensioni dei portali più autorevoli. Cosa ne pensa la critica di Steam Deck? Beh, il consenso generale è che ci troviamo di fronte a un progetto dalle grandissime potenzialità, ma che ancora ha bisogno di molte rifiniture. Una delle recensioni che più ho trovato interessante è quella di Digital Foundry. Tra i punti di forza della Deck abbiamo delle prestazioni a livello hardware sorprendenti e una buona ergonomia generale nonostante le dimensioni dell'apparecchio. Ci sono però anche molte criticità come la durata della batteria, il rumore della ventola e numerose incompatibilità a livello software che stanno venendo aggiornate di ora in ora. Il sistema operativo sembra essere in una fase ancora embrionale e numerosi giochi non sono ancora compatibili con la Deck. Inoltre, se confrontata con la Switch, la qualità dello schermo impallidisce nei confronti del modello OLED, probabilmente il miglior pannello mai visto su una console portatile. Ma il progetto rimane comunque estremamente affascinante dalle incredibili potenzialità. In più sembra che Gabe Newell stia consegnando a mano alcuni modelli di Deck ai primi acquirenti nell'area di Seattle. Direi uno dei momenti più alti di questo 2022. E a proposito di incompatibilità e pessima ottimizzazione, Rockstar continua a migliorare la GTA Trilogy tramite aggiornamenti che hanno delle patch note gigantesche. Vedremo mai la versione definitiva della Definitive Edition? Bah, chissà. Intanto su Switch la patch è già disponibile e promette di correggere una quantità spropositata di bug e glitch in ogni singolo gioco. Voi avete provato questa nuova versione della Trilogy? In chiusura vi voglio segnalare un video che non dovreste perdervi per nessuna ragione al mondo. È stato fatto da Did You Know Gaming, un piccolo canale emergente che sono sicuro che con gli anni diventerà un vero e proprio punto di riferimento nel mondo del gaming. Parola di Poro. In Lost Nintendo Games vengono portate avanti delle ricerche approfondite su giochi annunciati e mai pubblicati e nel fare ciò emergono degli aneddoti sulla storia di Nintendo molto affascinanti, da come funzionavano i playtest su Virtual Boy allo spin-off di F-Zero che non vide mai la luce. Se non avete problemi a comprendere l'inglese, questo video vi darà un sacco di soddisfazioni. Vi lascio il link in descrizione. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Durante il Pokémon Presents di ieri è stata annunciata la nuova generazione Pokémon, che arriverà su Nintendo Switch a fine 2022. L'annuncio ha colto un po' tutti di sorpresa e ci sono molti dettagli da analizzare, tanti dei quali di sicuro vi saranno sfuggiti. Allora, è inutile girarci attorno. Proprio come accadde per Leggende Pokémon Arceus, il primo impatto con la grafica del gioco è a dir poco devastante. L'engine è lo stesso del titolo appena uscito e presenta le stesse criticità, elementi che non possono non balzare all'attenzione di qualsiasi tipo di giocatore, anche di quelli che non badano alla grafica. Però c'è da dire che rispetto ad Arceus, da quel poco che si è intravisto, si denota una maggiore confidenza nel design generale. Le mappe sembrano molto più articolate e meno piatte, e il mondo di gioco sembra ora
quantomeno vivo, con NPC che se non altro si muovono e non si limitano a popolare immobili le città di gioco. L'ambientazione spagnola ha un bel potenziale, ma la grafica è sempre quella, eh. Speriamo però che in questi 10 mesi che ci separano dall'uscita, Game Freak abbia tempo di rifinire l'esperienza complessiva, magari aggiungendo interazioni tra Pokémon, arricchendo le routine comportamentali dei mostriciattoli e in generale che riescano a giustificare in modo più convincente la vastità del mondo. Non abbiamo visto nulla a livello di gameplay, ma dal sito ufficiale del gioco possiamo ricavare importanti informazioni. Il titolo viene indicato come un open world puro, che viene contrapposto all'impostazione open map di Arceus, anche se questo non viene nominato direttamente. I 3 starter si confermano abbastanza carismatici, però sbrigatito no. No, no, no. E in attesa di scoprire il design dei nuovi Pokémon, c'è già la prima conferma che Scarlatto e Violetto non avranno il Pokédex nazionale. Nel capitolo dedicato all'integrazione con Pokémon Home, viene detto espressamente che sarà possibile importare solo determinati Pokémon, riportando quindi alle limitazioni che già avevano fatto tanto discutere in Spada e Scudo. A differenza dell'ottava generazione, questa però sembra prendere a piene mani da leggende Pokémon, solo ancora non è chiaro quanto questo influirà sul gameplay. È probabile che l'impostazione action rimanga confinata nei reami dello spin-off storico, ma è da capire quali novità introdotte con quest'ultimo gioco Pokémon verranno traslate nella serie principale. E a proposito di novità, sul sito viene indicato come la scelta del gioco determini l'abbigliamento del protagonista. C'è quindi chi sta già ipotizzando delle differenze sostanziali tra Scarlatto e Violetto, qualcosa che vada oltre la presenza di determinati Pokémon. Per me non si tratterà di nulla di eclatante, al massimo i 2 giochi saranno pieni di reskin cromatiche e poco più. Non aspettatevi chissà quali differenze a livello di trama e progressione. Quindi, i loghi sono orrendi, i nomi suonano malissimo, la grafica è quella che è e la fiducia verso Game Freak è ormai ai minimi storici. Eppure, dopo Arceus, la speranza di vedere un gioco che, nonostante tutti gli evidenti difetti, sappia appassionare un gran numero di giocatori, c'è. E voi poracci cosa ne pensate di questa nona generazione Pokémon? Torniamo poi brevemente sull'emulazione Nintendo 64 su Switch, perché emergono dettagli sempre più importanti sulla qualità generale. E se sono stato uno dei primi a criticare il servizio e la pessima gestione da parte di Nintendo, non vi nascondo che più passa il tempo e più sono convinto che l'offerta dell'NSO e del pacchetto aggiuntivo inizi a valere quello che costa. La settimana scorsa abbiamo visto come, con l'aggiunta di Majora's Mask, sia arrivata anche una patch che ha corretto tanti dei problemi relativi all'emulazione Nintendo 64 che avevano fatto gridare, giustamente, allo scandalo. Quello che ora è emerso è che anche Majora's Mask presenta dei miglioramenti rispetto ai tentativi fatti da Nintendo in passato di emulare il titolo. Ad esempio, in una cutscene che non vi mostrerò per evitare spoiler, è stato intenzionalmente aggiunto un lag nei frame per simulare quanto più possibile l'originale su Nintendo 64. Rispetto quindi alla versione emulata su Wii, su Switch abbiamo la cutscene esattamente come pensata su Nintendo 64, con la musica che finisce in sincrono con le immagini. Un'aggiunta marginale che di sicuro non piacerà agli speedrunner, ma che si aggiunge alla schiera di miglioramenti che iniziano a non far rimpiangere, per quanto riguarda il Nintendone, quanto proposto da Nintendo sulle Virtual Console Wii e Wii U. C'è ancora tanto margine di miglioramento e il modello in abbonamento so che non convince, però guardatela anche da questa prospettiva. È vero, su Wii U potete comprare una ROM che rimarrà vostra per sempre, senza essere legata a un abbonamento, però la qualità grafica è nettamente peggiore, con un filtro che scurisce le immagini e in più il vostro acquisto rimarrà legato per sempre alla console, senza possibilità di portare su altre piattaforme la proprietà del gioco. In più non dimentichiamoci che a marzo arriverà il booster pack di Mario Kart 8 Deluxe e qualcosa mi dice che già molti di voi hanno cambiato idea sul servizio. O forse no, vi aspetto nei commenti. E per chiudere abbiamo degli interessanti aggiornamenti, anzi si tratta di rumor, per quanto riguarda Project Spartacus, quella che dovrebbe essere la risposta di Sony al Game Pass di Microsoft. Le indiscrezioni arrivano tutte dal buon Jeff Grubb, che si è espresso a riguardo durante un podcast a pagamento su Giant Bomb. Fortunatamente Video Games Chronicles ha trascritto tutto l'intervento dell'insider, quindi possiamo sapere quali sono le informazioni che Grubb ha diffuso a proposito di Spartacus. Il progetto è molto vicino alla finalizzazione e marzo dovrebbe essere un mese cruciale per la chiusura degli ultimi dettagli. Il servizio si dividerà in 3 differenti livelli a pagamento, che per ora prendono il nome di Essential,
Extra e Premium, rispettivamente al costo di 10, 13 e 16 dollari mensili. Il primo tier corrisponde all'attuale Plus. Gli abbonati avranno accesso al gioco online e a una selezione mensile gratuita di giochi. Il livello Extra è invece qualcosa di più simile al PlayStation Now e metterà a disposizione degli utenti, oltre ai vantaggi dell'Essential, anche una vasta libreria di classici, esclusivamente via download e non via streaming. Il Now ora offre esclusivamente titoli PS4 da scaricare, mentre i giochi PS3 sono riproducibili via cloud. Bisognerà capire se Sony ha lavorato, come suggerivano dei recenti rumor, per implementare all'interno di PS5 una retrocompatibilità nativa anche con PlayStation 3. E per chiudere, l'ultimo livello, Premium, quello più costoso, aggiungerà anche il gioco in streaming e le prove dei giochi. A differenza del Game Pass, le grandi esclusive first party non saranno disponibili per il download gratuito, ma più che altro si tratterà di demo estese, magari dalla durata di 5-10 ore, che permetteranno di valutare se acquistare o meno il gioco. Una soluzione simile a quanto proposto da EA Play e anche interessante, ma che per il prezzo proposto non è che si inserisca proprio in una competizione alla pari con l'ottimo servizio del Game Pass. Comunque questi rimangono dei rumor e lo stesso Jeff Grubb ha ribadito più volte che tanti di questi dettagli potrebbero cambiare in corsa. Nel caso si rivelassero veritieri, che ne pensate di questo Spartacus? Ha le potenzialità di mettere in crisi il Game Pass di Microsoft? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video e voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Scarlatto, Michele Violetto, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Blah 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 bl